rivedendo le immagini, alcune ovviamente con la nostra clip che ci introduce l'argomento Inter e voi dovete vedere in realtà il volto di Roberto Scarpini. Perché? Perché mimava anche quelle che potevano essere le gesta sul campo in alcune azioni. Roberto, che partita è stata per 90 minuti? Oltre che di fatica per te nel raccontarla, immagino. Sì, no, beh, c'era sempre la speranza di rimetterla dritta, perché quello che ci è mancato è stata la giocata sporca. Perché quelle sono partite dove con quella densità non puoi pensare di andare con il fioretto, devi andare proprio con la scimitarra. E a volte basta l'episodio, il rimpallo, il pallone. Ripeto, la giocata sporca è quella che a volte ti aiuta. Invece non siamo stati capaci di trovarla, cosa che invece è riuscita al Sassuolo, che su una transizione fatta bene, peraltro, ha trovato questa situazione che ha generato il calcio di rigore. E noi non è riuscito niente di quel genere ed era complicato entrare con situazioni differenti. Però abbiamo avuto tanti cross, tanti calci di punizione, tanti calci d'angolo, quindi le condizioni per trovare la giocata c'erano, ma c'era sempre quella virgola che non andava. Abbiamo perso una partita su calcio di rigore generoso. Punto. Ci sta questa disamina? Ci sta. Paolo, il tuo punto di vista, perché con Roberto ovviamente non possiamo andare un po' troppo cattivi. No, ma guarda, in effetti... Ma non essere buono anche tu, altrimenti... No, beh, però non sarò crudele. In effetti queste partite, magari una palla inattiva aiuta tanto, no? Per aprire la partita. Non c'è stata. C'è state un paio di occasioni di Icardi, che ne parlavamo prima con Roberto... Le prossime 10 volte a occhi chiusi farebbe sicuramente gol. E invece dalla parte opposta vedi un rigore comunque dai, non chiarissimo, in effetti non limpidissimo. E io vado sempre a guardare un po' i dettagli. Handanovic, sappiamo tutti le qualità che ha sui rigori, che quasi lo para. C'è stato un rigore calciato non bene perché non è angolato, lui invece si tuffa in maniera sacrosanta nell'angolo e poi fa una mezza deviazione e non riesce a pararlo, quindi anche lì sarebbe potuto essere, però con i se non si va da nessuna parte. E poi la partita non è stata riaperta, non è arrivato quell'episodio un po' sporco che dicevi anche tu, un rimpallo, qualcosa che ti può riaprire. La fortuna, chiamiamola anche ovviamente la nostra regia, prontamente ci dimostra quello che ci dicevi tu, no? Ovvero quasi il pallone intercettato, anzi il pallone praticamente intercettato da Handanovic, e il pallone che però poi... carambola dentro, eccolo qua. Però poi devo essere anche un po' cattivo, come mi hai detto tu, e quindi l'Inter, che comunque a Sassuolo deve avere bisogno di un po' di fortuna, non sta benissimo. Però è calcio d'agosto comunque, siamo al 20 di agosto, ce n'è di tempo per lavorare, per sistemare qualcosa. Una cosa che ne parlavo con dei miei compagni durante il ritiro, diciamo il gruppo croato, no? Di cui si parla tanto l'Inter, però non dimentichiamoci che la Croazia ha fatto veramente una competizione, un mondiale molto molto impegnativo, di intensità, hanno dato, si è visto come davvero sono andati proprio oltre l'ostacolo, hanno dato veramente tutto, quindi anche il rientro poi nel campionato non è così semplice dal punto di vista mentale, ma soprattutto dal punto di vista fisico, hanno avuto poco tempo per recuperare e quindi adesso subito rigettati nella mischia, secondo me ci vorrà un po' per ritrovare la forma. E stanno facendo la preparazione adesso, sono cose che magari sono rientrati da 10 giorni, quindi... non è un caso che Bersalico ancora non abbiamo visto in campo. Brozovic è arrivato già mangiato, come si dice, nel senso che è arrivato 3 giorni prima rispetto agli altri, si è allenato molto. Perisic, vale il discorso di Bersalico, cioè ha fatto pochissimo insieme ai compagni, aveva il vantaggio di conoscere già tutti i movimenti e i meccanismi, però ha giocato mezz'ora, non lo metti in campo al primo minuto perché stanno facendo il loro lavoro. Tra l'altro, se non erro, Roberto, uno dei palloni, una delle occasioni, l'ha avuto lui, non è riuscito grazie a chiuderlo, gli è rimasta alta la giocata, non è riuscito ad abbassare il colpo. Brozo ha avuto delle buone giocate, però ripeto, hai ragione quando dici non è che l'Inter deve attaccarsi, deve dire non abbiamo avuto la palla sporca per vincere una partita, in caso del Sassuolo devi andare a vincere. Però è un campo comunque difficile, per noi storicamente ormai è diventato un campo quasi impossibile, visto che abbiamo perduto 7 precedenti sugli ultimi 8 tra Reggio Emilia e Milano, quindi però queste sono statistiche che lasciano un po' il tempo che trovano, che poi la partita sono sempre 90 minuti che ti devi giocare.
alcune cose non sono state fatte bene, altre sono state fatte bene ma non benissimo, e di contro c'è stato un avversario che ha preparato la partita, De Zerbi è stato bravo, l'aveva raccontata la vigilia, dobbiamo essere feroci in non possesso, ma non soltanto quello, cioè aggressivi nel non farli passare, ma non solo, dobbiamo essere anche molto feroci, molto cattivi nel cercare di andare. E mi dispiace per il mio amico Carnevali che si è lamentato delle lamentele, sì. Però se la partita è finita 1-0 e non 3-1, 4-2 o 2-4, è perché noi nel far gioco su un terreno che io non ho mai visto dare culate per terra così tanti giocatori all'inizio, uh-huh. Cioè c'era una stabilità veramente precaria, il terreno andava un pochino via. E quando tu devi fare gioco con azioni manovrate, palla a terra, con tanta densità e hai l'uomo sempre lì, se il terreno non ti dà determinate sicurezze fai un pochettino più fatica. Ma altrettanto sono stati penalizzati loro, perché quando hanno avuto possibilità di uscire palla al piede e fare delle transizioni pericolose non sono riusciti a concretizzarle in alcune circostanze, proprio perché non hanno avuto la stabilità e la pulizia nell'uscita, nella giocata. Beh, chiaro, quando quindi, si parla di terreno vale per una come due, per l'altra, vale cioè è quindi inutile. Non se ne deve avere male se, e non è che Spalletti non abbia detto, cioè il Sassuolo ha vinto con merito, perché quando fai la partita, la prepari in quella Roberto, maniera, ti difendi bene e la vera parata di consigli sì. viene fatta a 3 minuti dalla fine su un colpo di testa ravvicinato, beh, insomma, mi sembra che la propria parte se solo l'abbia fatta benissimo. Per la prima volta però Luciano Spalletti al termine della partita non è stato il solito Luciano Spalletti che solitamente commenta con ogni particolare quella che è stata la gara dei propri uomini, si è lasciato andare a qualche alibi di troppo. Possiamo dire che però la società ha già chiarito internos tra di loro che non è tempo di alibi per la squadra? Dopo la sconfitta col Sassuolo. Non so cosa abbia fatto la società internos, però essendo l'Inter qualcosa... Interboss. Non so se devono essere letti come degli alibi, perché non, Spalletti non è uno che cerca degli alibi, ha cercato magari di dare delle giustificazioni tecniche che poi in malo modo vengono tradotte come mm-hmm. ah, si è attaccato a... No, Spalletti è uno molto onesto, è uno che quando le cose vanno bene dice che vanno bene, quando non vanno bene lo dice, magari pubblicamente dice determinate cose, poi internamente qua abbiamo un calciatore, gli allenatori all'esterno dicono bianco e dentro e poi quando sono a quattro occhi dentro chiuso nello spogliatoio si ribaltano gli spogliatoi. Sì, ma è giusto che sia così, è giusto che sia così, quindi non vedo niente. Poi giornalisticamente si deve sempre cercare, abbiamo avuto oggi alcuni organi di informazione che hanno parlato di un caso Icardi perché non ha fatto gol la prima giornata. Siamo tutti preoccupati per questo. I giornali hanno trovato anche un altro caso, se vogliamo, Roberto, a dire il vero. Poi con la nostra Chiara Leati andiamo anche sul web perché i video sono diventati un po' virali. Noi trattiamo l'argomento in maniera molto tranquilla, a dire il vero, un Razan Engolan particolarmente divertito dalle serate milanesi. Già nel pomeriggio ci hanno un po' attaccato anche i nostri telespettatori perché non sono argomenti da dover trattare. La vita privata di Razan Engolan è privata? Assolutamente sì, quando escono dei video però social e virali noi ne parliamo in quanto tali. Il carattere di Razan Engolan non può e non deve essere un problema per Luciano Spalletti. Giusto, Roberto? No, ma non vedo quale sia il problema di un ragazzo in discoteca con degli amici che magari infastidito da una parola fuori luogo di uno che non si sa certo. chi sia, risponde, per carità, il gesto va bene, tutto quello che volete, però mi sembra che si debba, adesso i temi sono Icardi che non fa gol e Nainggolan che era in discoteca. Va bene, va benissimo. Meglio questo che altro, no, quando cioè, siamo alla prima giornata di campionato, cioè, chiaramente. Sorride di fronte a queste cose. Direi assolutamente di sì. Dada, ce l'abbiamo intanto il video, se vogliono dalla regia farlo vedere, ce l'abbiamo, è pronto il video di Nainggolan con Corona in discoteca.
E questo è il video a cui facevamo riferimento. Nulla di grave, assolutamente. Un ragazzo che può assolutamente andare in discoteca come tutti è infortunato in questo momento. Ciò non vuol dire che debba essere rinchiuso con la doppia mandata dentro casa. È normale che però magari qualcuno inizia un po' a storgere il naso, Paolo. Può succedere, può essere plausibile una cosa del genere, che comunque qualche tifoso commenti, sì. Sì, ma guarda, poi noi vediamo questo video, quindi vediamo cosa fa Nainggolan, non vediamo cosa c'è alle spalle di quel telefono che registra, quindi certo, chissà magari chi ha registrato cosa ha fatto. Lui chiaramente magari non deve cedere in provocazioni, però mi sembra una cosa abbastanza senza proprio nessun tipo di significato. Arrivo da 5 anni in Nord America, dove se ti potessi raccontare cosa fanno in NBA i giocatori dopo le partite o anche nel pre-partita. Abbiamo un'ora e mezza di trasmissione, puoi assolutamente farlo. Però, e poi comunque il giorno dopo, 2 giorni dopo, 3 giorni dopo la performance... E la mentalità che è diversa. C'è, in campo, quindi i giocatori vanno secondo me giudicati per cosa combinano in campo la domenica, durante la settimana. Poi c'è chi preferisce fare una festa con gli amici, chi stare a casa con i figli, se hai figli. Quelle sono le vite private che, guarda, appunto, ne potremmo parlare per ore. Però l'importante è arrivare puntuale agli allenamenti, chiaro, lavorare con serietà. Sono tutti professionisti, esatto, questi. Siamo in questo ormai... momento, tra l'altro, penso che sia solo che mortificato Raja di non poter essere in campo, perché i giocatori, quando sono infortunati, sono ancora più nervosi, certo, perché il giocatore vuole giocare, vuole stare, chiaro, bene. Ti capita, perché fa parte del mestiere avere una noia muscolare, un problema, può capitare. E quando ti capita non vedi l'ora di poter ritornare, ma tutti i giorni ti alleni, non esistono giorni liberi, esiste il tuo piano allenamento, che è una tabella che ti deve portare a fare passi avanti. Poi quando ti devi fermare, non è detto che sia il giorno in cui ci fermano gli altri, perché magari nel programma ti devi fermare quel giorno lì, quindi non vedono l'ora di poter tornare a giocare. Speriamo di ritrovarlo presto, perché non è tanto l'assenza di oggi, è aver fatto perdere, e non ci sarà più tempo per fare quel tipo di lavoro, la fase di preparazione, che è il servizio benzina nel serbatoio che metti con grande cura, perché giochi le amichevoli, puoi anche permetterti di avere le gambe pesanti in quella partita, perché stai facendo un lavoro che devi premiare sul lungo. Lui questa parte si è fermato sul più bello. Questo è il rammarico vero. Poi tatticamente non hai potuto fare delle prove, dei movimenti, delle soluzioni. Questo per Spalletti è un'altra cosa, però lo conosce, quindi sa quello che gli può dare. Paolo, possiamo anche dire che, guardando i risultati complessivi della prima giornata, le big comunque hanno fatto un po' di fatica, hanno vinto, eccezione fatta per l'Inter, in attesa poi di vedere il Milan il prossimo weekend debuttare, visto che... per ovvi motivi che sappiamo, non è potuta scendere in campo contro la Genoa. Il lavoro, il carico di lavoro di una squadra come l'Inter, come la Juventus, come il Napoli, è diverso in fase di preparazione rispetto a quello che può essere stato il lavoro del Sassuolo, del Chievo. Può fare la differenza questo, pronti e via alla prima giornata? Secondo me sicuramente, lo dicevo prima, diciamo, le piccole, le medie squadre che sanno che andranno a affrontare le giornate di campionato e magari qualche partita di Coppa, fanno un determinato lavoro fisico e preparano molto già tatticamente l'ossatura della squadra. Le big hanno la possibilità di fare queste tournée promozionali, insomma di marketing in giro per il mondo, però lavori meno, devi concentrarti molto sulla parte fisica, perché poi durante l'anno chi gioca la Champions, chi gioca l'Europa League, hai magari quella decina di partite in più, e quindi è una fase diversa che affrontano le squadre big rispetto alle altre. E poi chiaramente la tecnologia sta aiutando molto, quindi da quel punto di vista si cerca comunque di mantenere i carichi non troppo alti, perché poi si ha sempre un feedback, no, su come il giocatore reagisce a determinati carichi. Eh sì, assolutamente, anche la nostra Chiara Leati attenta alla forma fisica, a tutti i dati precisi. Vero Chiara, aggiornamenti tra l'altro con lei te. Lei fa 3 allenamenti al giorno, tu ridi, che vai in palestra, lei fa 3 allenamenti al giorno. Io vado in palestra, salutiamo anche il mio personal trainer. Chiara, aggiornamenti su Mauro Icardi? Da quando sono a Milano mi sa che vai sicuramente più in palestra tu di me. Può essere. Però vabbè. Aggiornamenti su Mauro Icardi, perché ovviamente parlare di un Inter senza Mauro Icardi già all'inizio di questa sessione di mercato era pressoché impossibile. Infatti il rinnovo è in vista.
Su di lui si era palesato l'interesse del Real Madrid, che vuole sostituire, deve sostituire Cristiano Ronaldo a tutti i costi. Non sarà Maurizio Icardi il sostituto del giocatore della Juventus, perché il rinnovo è pronto, circa 7 milioni di euro a stagione, quindi il nuovo accordo è stato trovato, dovrebbe firmare a breve il giocatore argentino. Facciamo il punto in casa Inter e poi chiediamo a Roberto Scarpini se il rinnovo per Mauro Icardi è pronto. Se lo dice il Sun. Eh no, infatti, io sapevo che il problema era l'intestazione di chi scriveva questa notizia. Prima il servizio e poi ne parliamo insieme. Il Sun non è non è attendibile sul rinnovo contrattuale di Mauro Icardi, e io vado direttamente alla fonte, Roberto Scarpini. Roberto, novità? No. Quando ci saranno... Se ci saranno, saranno comunicate. Casa Como è stata comprata sul lago, perché Mauro ama stare... Sì. Non l'aveva presa a Milano? No, ha cambiato, avete cambiato... Sì. Non penso l'abbia affittata, però chiederemo... No, a parte gli scherzi, sui social network, anche nel momento in cui, Chiara, ricorderai che non meno di qualche settimana fa, prima della chiusura ovviamente del calciomercato in Spagna, avevano... messo lì, gettato direi, sul piatto dei media spagnoli la notizia di un incontro a Roma tra Vandanara e il Real Madrid, prontamente smentita dalla stessa Vandanara, che si trovava a casa con tanto di foto postate su social network sul lago di Como. È vero? Anche vista San Siro, ormai Vandanara ci delizia con questi selfie in cui si vede tutto il panorama, però confermo quello che hai detto tu, l'ha smentito subito. Quel panorama, Roberto, proprio quello panorama. Ritornando seri, però, il rapporto d'amore tra Mauro Icardi e l'Inter, se di recente è arrivato il rinnovo contrattuale per Luciano Spalletti, il prossimo a firmare sarà Mauro Icardi. Questa è la sensazione, comunque. Sì, penso che in questo momento le preoccupazioni più alte della società siano di festeggiare i 60, 70, non so quanti arriveranno, ma ci aspettiamo uno stadio completamente pieno di passione interista domenica sera, di vincere, di mettere la prima e iniziare a muovere questa macchina. Poi per ogni cosa ci saranno i tempi, i modi, le formule, sì, vale per tutte. Tante cose sono state fatte, annunciate un po' in sordina, come fossero delle operazioni di routine abbastanza normali, cioè non è un tema che deve occupare le prime pagine dei notiziari e quant'altro, cioè Icardi è lì, sta bene dov'è, e la società farà tutte le valutazioni. Hanno parlato in questo senso non tanto tempo fa il CEO Alessandro Antonello, parlando proprio di Mauro Icardi, quindi penso che quelle parole non è che debbano portare poi ogni giorno ad avere delle ulteriori conferme. Uno parla e dice sì, ci sarà la volontà di, punto. Io avevo detto al Causiglio in una delle prime battute intercettato il nostro Luca Cigli, non è la priorità di questa estate, aveva dichiarato, al termine del mercato poi ci siederemo a parlare con Mauro Icardi, non ci saranno problemi, così come lo stesso Antonello. Paolo, dicevamo prima, qualcuno mette già sul banco degli imputati, da una parte Rajen Angolan, dall'altro versante Mauro Icardi, perché non ha segnato. L'anno scorso è stata una stagione di crescita sia per lui che per l'Inter, perché ha portato l'Inter al famigerato quarto posto, dunque a disputare la Champions. Cosa bisogna attendersi quest'anno da lui e soprattutto da quello che può essere l'inserimento anche di Lautaro Martinez, però? Ma io credo che insomma da Icardi ci si aspetti una stagione come l'anno scorso, di tanti gol, di tanta sostanza, poi aggiungendo il discorso del rinnovo qualcosa, secondo me ormai c'è un rapporto ormai tra anche Mauro, la moglie, Wanda, la società, ormai si conoscono da tanti anni, non è il primo rinnovo, non è la prima trattativa che c'è, quindi certo. Secondo me, non dico che basti una parola, però nel momento che si parla ci si incontra praticamente tutti i giorni al campo con la dirigenza, quindi non credo che sia, chissà cosa possa succedere, si parla, non è la priorità in questo momento, la priorità adesso è iniziare a fare i punti. E poi insomma questo giovane argentino sembra davvero molto interessante, io ho visto qualche partita di prestagione, qualche amichevole, qualche colpo veramente importante, chiaramente poi la Serie A, come dicevamo prima, ti ritrovi contro difese di un certo tipo, però può imparare sicuramente da Icardi e poi vedremo come andrà. Roberto, farti domande a te è complicato certe volte. Due considerazioni però da fare, una sulla Toro Martinez e una sulla Samoa. La prima sulla Toro Martinez: va inserito gradualmente in Serie A. Un conto è la fase iniziale, la pre-season, tanto chiacchierata così, e un conto è iniziare il campionato pronti e via?
Magnanelli, sì. 14ª stagione con la maglia nero-verde del Sassuolo, giocando da volante davanti alla difesa, era quello incaricato di andare ad aggredire chi nel 4-2-3-1 stazionava, veniva fuori a prendere la palla. E Lautaro si è reso conto di quello che probabilmente nel calcio argentino non c'è come atteggiamento tattico, perché Magnanelli era sempre ad aggredirlo. Gli ha dato non so quante steche sulle caviglie, ma gli ha portato via anche dei palloni, con un atteggiamento di sistematica aggressività. E queste cose le scopri giocandoci. Quindi se per te è normale lì tentare di fare il numero, girarti, perché non pensi di avere l'uomo qui, ma di averlo là, e quindi hai tempo di uscire, girarti e provare l'1-2, quando invece cominci a ricevere palla, pam, e ti arriva uno dietro una volta, due, la terza ti anticipa, te la tocca via in mezzo alle gambe, parte il compagno. Ecco, fa parte dell'inserimento. Lui è l'unico che dei 7 nuovi acquisti, The Magnificent Seven, come cantava una notissima band, non ha una formazione nel nostro campionato, perché tutti gli altri o arrivano, sì, Politano, Nainggolan, certo, dal campionato italiano, De Vrij, oppure ci ritornano, vedi Versalico ad esempio, che è cresciuto qua, poi è andato altrove, o lo stesso Keita, che è cresciuto qua, è andato a Monaco e adesso ritorna. Quindi è quello che un po' più rispetto agli altri deve capire, e lo capirà con il tempo, con gli insegnamenti di Spalletti, con le parole dei compagni, giocando, sbagliando e facendo quello che sa fare. Quindi lo ritengo, quindi, un percorso normale. Quindi andrà inserito gradualmente normale, o la tifoseria deve pazientare con lui? No, non è questione di inserire gradualmente. È uno dei 24 in organico, sta al tecnico decidere quando è il caso di metterlo in campo. In questa partita l'ha messo in campo in quella posizione. Ci fosse stato Nainggolan in salute, avrebbe giocato al primo minuto, non lo sappiamo. Quindi di volta in volta Spalletti, a seconda delle partite, sceglierà quello che è meglio. Hai Perisic al top della forma, Asamoah avrebbe giocato lì? Probabilmente no, magari avrebbe giocato. E quindi hai questa, come ha detto Spalletti, abbiamo la bicicletta, adesso dobbiamo metterci a pedalare. E pedaleremo anche noi con la nostra programmazione, però ci dobbiamo fermare. Piccolo break, a tra poco.